Ciao a tutti cari amici, quest'oggi voglio parlarvi del concetto di percezione dei fatti e di presenza. In questi anni ho scritto alcuni pensieri che si riferiscono a questi due concetti e voglio leggerli insieme a voi. Il nostro pensiero produce ciò che vediamo. Non vi è separazione tra noi e ciò che vediamo. È importante osservare la corrispondenza tra il nostro mondo interiore ed il mondo esteriore. Il nostro stato di consapevolezza di questo momento sta creando ciò che vede e ciò con cui si relaziona. Quando vedi fuori di te rabbia, paura, odio e nemici, non sono altro che un riflesso di ciò che hai dentro. Questo non significa che la negatività non esista fuori di te, ma vuol dire che stai vibrando della stessa energia che vedi. Se non la riconosci e non la trasformi dentro di te, non solo continuerai ad esserne parte, ma non genererai nessun cambiamento nel mondo. Quando cambi, generi un campo energetico diverso dentro di te, ma anche intorno a te, ed entri nella consapevolezza, e così il mondo cambia insieme a te. Il mondo che vedi è sempre il riflesso del tuo stato di consapevolezza di questo momento. Quando sei presente, riconosci che la consapevolezza è tutto ciò che c'è. Hai riconosciuto te stesso, chi sei veramente, e puoi vedere finalmente l'altro e vivere nell'unità. Quando sei presente, sei la consapevolezza dell'essere. Per essere nel presente, è importante separarsi dalla voce che parla nella nostra mente per andare all'interno del nostro corpo ed ascoltare. E la presenza diventa gioia, quella gioia del qui ed ora che possiamo ammirare negli occhi dei bambini. È la gioia dell'essere ed il potere del presente. Questi pensieri che in questi anni ho scritto così, seguendo il mio sentire, il mio cuore, a mio avviso hanno due aspetti che possono essere evidenziati. Uno è che la percezione dei fatti vive principalmente e si nutre di ego e tutto ciò che si nutre di ego, di forme pensiero, di credenze, di tradizioni e di qualsiasi altro schema ci è stato indotto nella nostra educazione e che abbiamo permesso facesse parte della nostra, diciamo così, del nostro modo di essere, ci allontana di gran lunga da quello che è il presente. E un altro aspetto, a mio avviso, importante è che da uno stato di presenza, ogni qualvolta riusciamo a essere sinceramente in ascolto della nostra presenza, qualsiasi azione, qualsiasi decisione noi si vada ad intraprendere o a prendere, saranno certamente aderenti e consone soprattutto alle necessità di quel presente. Per cui il mio invito è quello di badare un po' meno a quella che è la percezione dei nostri fatti e un po' di più a quello che è l'ascolto interiore di quello che ci arriva dall'interno e soprattutto un ascolto di quello che il nostro corpo e le nostre vere sensazioni ci raccontano. Vi voglio lasciare con una brevissima poesia, una poesia del 700 di Li Po, che dice: "Ci sediamo insieme, la montagna ed io, fino a che rimane solo la montagna." Una breve poesia che, a mio avviso, se ben ascoltata, ci fa intendere che cosa significhi stare nel presente e nell'ascolto di noi stessi e di quelle che sono le nostre reali sensazioni e di quella che è la nostra reale voce interna, che arriva dal corpo e non tanto dalla nostra mente. Vi auguro buona presenza a tutti voi. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione che dedicate all'ascolto dei miei video. Se vi è piaciuto questo video, mettete pure un like e condividetelo con i vostri amici.
Lasciate pure i vostri commenti liberamente e con serenità. Vi abbraccio e alla prossima!